Dunque, direi che io sono diventato cristallografo un po' per caso, come fosse successo a molti. Io sono laureato in fisica il giorno delle lauree, andiamo indietro nel dicembre 1960, si schieravano tutti i professori della facoltà allora, perché dovevano essere rigorosamente 11. Bene, c'era anche un vecchio signore con i capelli grigi, poi chiese chi era, il professore di mineralogia. Le poste funzionavano, il giorno dopo mi arriva a casa una lettera in cui mi convocava. Boh, chissà cosa vorrà. Insomma, vorrei della favola. Cercava qualcuno, no, che aveva un posto da assistente libero, doveva dargli l'incarico, gli sarebbe piaciuto un fisico. E io fino allora sapevo dove era stato in mineralogia perché, diciamo così, c'era un compagno di corso che aveva il suo amico lì. Va bene. Bene, ci parlo un po', se vuol venire, possiamo incominciare domani, il 15 di dicembre, facciamo almeno 16. E risultato, insomma, io da fisico dovevo essere adatto alle misure di radioattività. Allora, minerali radioattivi, per ricavare gli spettri c'era quello che si chiamava pomposamente un cento canale, cioè il segnale che veniva suddiviso in 100 parti, cosa che non mandare anche. E cominciai a esplorare la stanza del vicino, ognuno c'era la sua stanza, in cui c'erano gli strumenti a raggi X. Allora c'erano camere Weissenberg, camere Precession, poi c'era un aggeggio, un angolo, era un diffrattometro per polvere della General Electric, e nell'armadio vicino c'era ancora imballato quello che adesso è un quarto del cerchio attuale di diffrattometro, no? E si chiamava Single Crystal Orienter. Bene, cominciai a girare lì attorno, mi appassionai con un amico, con l'aiuto del collega, lui era stato qualche mese in Inghilterra, sapeva come risolvere strutture allora, eccetera, eccetera. E mise in funzione questo diffrattometro rigorosamente manuale. Allora bisognava prima orientare il cristallo parzialmente su una camera di Weissenberg, poi si metteva lì. E manuale si calcolavano, una volta arrivati al cristallo, si calcolavano le posizioni, le coordinate rho, phi e theta di ogni riflesso, si girava a mano, si misurava il fondo a destra e a sinistra, il picco e cose di questo tipo qui.